Ed è un piacere per me, sono molto emozionata di avere qui l'ospite di oggi per raccontare la sua storia. È Maria Teresa, ma soprattutto con una nostra conoscenza, Pitone, il suo gatto siamese Pitone, che ha trovato la strada di casa, perché, come ricorderanno i più attenti telespettatori di Prontovetta, avevamo parlato di Maria Teresa e proprio di Pitone in un caso del Torna a Casa Pet di qualche settimana fa. È bellissimo avervi qui. Grazie Martina. Benvenuti a Prontovetta per la Grazie. seconda volta, e l'avevamo detto, ci risentiremo per una storia a lieto fine, ed eccovi qui, quindi è Sì. stupendo. Grazie. Grazie Allora, mille. Maria Teresa, sono passati 19 lunghissimi giorni dal momento in cui avevi perso Pitone, Sì. Sì. ok? Raccontiamo la gioia del momento, però, come è successo, quando l'hai ritrovato, chi ti ha avvisato, Ok. come è accaduto tutto ciò? Allora, era martedì scorso, una settimana fa, erano le 12:34 per la precisione. Ero in casa ed ero molto triste quel giorno, ma veramente molto triste. È arrivata questa telefonata, il numero era sconosciuto, ho risposto come tante altre volte, ed era questa signora, si chiama Silvia, che mi dice: "Non hai trovato Pitone, vero?" Io dico: "No, non l'ho ancora trovato." Dice: "Corri, corri, mio marito l'ha appena visto a poca distanza da casa." Ho preso la bicicletta, ho lasciato la porta spalancata, non mi ricordo neanche di essere arrivati, quanto ho pedalato e non lo so, però insomma, distanza, ripeto, poche decine di metri, forse qualcosa di più. E sono arrivata nel posto dove mi aveva indicato, che era il posto dove secondo me lui si era perso, e non vedo né lui né il marito di Silvia. Chiamo Silvia e mi fa: "Guarda, guarda, mio marito è lì che ti sta chiamando. Guardo in fondo la strada, vado verso di lui", e a un certo punto lui mi fa: "È lì, sotto la macchina, guarda, sotto la macchina." Mi sono buttata praticamente sotto la macchina ed era lui, e quando gli ho detto: "Pitone, sei tu?", ha incominciato a urlare, che era una No. cosa veramente da... Adesso mi emoziono Beh, naturalmente, anch'io mi sto Martina, cioè non emozionando, è è... normale, Credimi normale. che dopo 19 giorni di ansia è stata veramente una scarica di adrenalina non indifferente, forse ancora non l'ho esaurita. L'ho preso in braccio, si è fatto prendere, l'ho preso, era inesistente, era di una leggerezza quasi irriconoscibile. E poi Emanuele mi ha caricato in macchina, ho buttato la bicicletta per terra, mi ha accompagnato a casa. E lì urlava come un disperato, tanto che la mia vicina di casa ha sentito le urla, è venuta, e lei ha, cioè, è stato un momento veramente quasi indescrivibile. Io lo Che ricordo quasi bello, come un non sogno. so. Lui, Confermo che urlava, perché tu mi hai chiamata poco dopo, appena tornata a casa, e hai detto: "È tornato, è tornato." Io sentivo il gatto miagolare. urlava, Bellissimo, Pitone, meno male, meno urlava, 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 male. mangiava, beveva e miagolava, mangiava e miagolava, e poi si strusciava e poi non mi lasciava e mi guardava con queste ore come la mia vicina che piangeva, Emanuele così impietrito. Un'emozione È stato incredibile. veramente un Che momento bello. molto, molto In bello. effetti hai detto che appunto mangiava ed era molto molto Sì. leggero. L'hai trovato cambiato in questi giorni? Allora, era dimagrito tantissimo, direi così, pesandolo e ricordando un po' l'ultimo peso che aveva fatto, ha perso più di 1 chilo. Considera che lui era meno di 5 kg, quindi 1 chilo è... Questo non la dico in Certo. diretta, ci vuole Beh. naturalmente. E considera che quasi 1 chilo, più di 1 chilo su 5 kg sono Eh tanto, sì, è davvero tanto. Era certo. molto molto magro e molto assetato, però era perfetto, non aveva un graffio, non aveva niente in mezzo al pelo, le zampette erano pulite. Ma ti è sembrato, avessi avuto uno shock? Si sta Allora, riprendendo? Adesso com'è? sì, Tranquillo? adesso Oppure? guardalo, Adesso è tranquillissimo in questo guardatelo, caso. È il primo veramente. gatto, tra l'altro, a Prontovetto in studio, Sì. tolto quello dello spot. Però è veramente calmo e tranquillo. Però nei primi giorni. Allora, nei primi giorni ha mangiato e dormito e non mi lasciava. Io mi spostavo da una stanza all'altra e lui piangeva. Si svegliava mentre incominciava a piangere mentre dormiva ancora. Mamma mia. E questo è andato avanti per alcune notti, poi adesso è tranquillo, è così. Bello, Dorme, bellissimo. mangia, non ha molta voglia di uscire. No? No, non ha molta voglia di uscire. Adesso vedremo come affronteremo anche questa cosa, perché
Vabbè. Se lui vuole stare in casa, stare in casa, se vorrà uscire dovremmo attrezzarci. È una storia a lieto fine. Sì. So che vuoi ringraziare qualcuno perché in effetti noi ci siamo conosciuti anche attraverso dei volontari, che ha sparso la voce. Allora, naturalmente Silvia Emanuele come primi, perché ripeto, secondo me quasi me l'aspettavo che lo trovassero loro, perché sono stati molto persone molto attente, molto precise, come tante altre. Dovrei ringraziare mezzo infernetto, praticamente, devo essere sincera, non posso nominarli tutti assolutamente, sicuramente loro. E voglio ringraziare Camilla, che è una volontaria, che dopo tante ore di lavoro durante il giorno si dedica alla ricerca degli animali di notte, quindi lei mi ha dato la forza di fare questa cosa, perché io ero veramente quasi impietrita da questa situazione. Quindi grazie Camilla. Poi Valentina e anche gli altri amministratori del gruppo Liberamente Inferneto, che è questo sito e dintorni che permette di mettere questi annunci, di ripetere, e sono stati e mi ha aiutato molto anche tecnicamente, perché io non sono una grande esperta di post, di Facebook, e quindi mi hanno aiutato molto. Non so, forse mi dimentico qualcuno. Non fa niente, mio marito si vede. Mio marito, non possiamo scordarlo, anche perché qui presente lui, no, assolutamente lui è stato fantastico, ha fatto da pungible per 19 giorni, posso immaginare, e quindi lo ringrazio tantissimo. Maria Teresa, grazie, grazie a tutta la rete di volontari, di amici virtuali e non, che si sono attivati e si attivano ogni volta, perché è importante ricordare quanto... E io mi auguro che questa rete si solidifichi sempre di più e che prenda piede, perché purtroppo gli animali, i gatti che si perdono sono davvero tanti. Lo sappiamo bene, purtroppo. E non è, tante persone soffrono quello che sto passato io, e credetemi, non è una bella cosa. E noi vogliamo raccontare sempre queste però belle storie a lieto fine. Grazie mille per averci ricordato proprio l'importanza di non arrendersi mai. Rimani qui, Maria Teresa, non mi muovo. Perché ti dobbiamo fare una domanda. Non mi muovo, anche lui, No, Maria Teresa, come ho detto anche al dottor Floris, noi qui giochiamo sempre a indovina il verso misterioso. Se lo hai ascoltato, secondo te a chi appartiene? Oddio, ma io lanciati, perché amo i gatti, dico a un gatto, non può essere da un gatto, a un mio parente. Eccolo, lo sentiamo. No, purtroppo non è un gatto, ma noi ringraziamo Maria Teresa e Pitone per averci raccontato la loro storia a lieto fine.